Oggi volevo raccontarvi una storia di un noto artista di strada. Signore e signori, vi presentiamo Marco D'Angelo. Marco D'Angelo? È una bella domanda questa qua. No, io sono, penso di essere una persona normalissima con pensieri un po' particolari, diciamo. E io ho iniziato a dipingere tardi, diciamo. Era il tardo 2003, quindi avevo già un bel po' di anni. E niente, ho iniziato con il riciclaggio, perché comunque prendevo delle canne, dei vecchi lenzuoli, li trasformavo in tele, sempre prendendo cose sempre più ricercate, diciamo, bottiglie. Anche oggetti che quotidianamente le persone buttano. Sì, anche bottiglie di plastica, poi col tempo uno si modifica e trova altre soluzioni, diciamo. Però ho fatto molto riciclaggio, nel mio piccolo. Nel tuo piccolo. Qualche tua opera recente? Allora, niente, io volevo ricordare quella più grande che ho fatto, quella sotto al castello nel 2007. Ce la ricordiamo. Che ho tentato di battere un record mondiale. Poi dopo problemi tecnici non si è potuto verificare. Niente, io ogni tanto faccio delle esposizioni, ma più che altro in dei luoghi strani. Se hai visto quel complesso che è stato abbattuto da poco, vicino De Gregorio. Certo. E lì misi sempre in questo contesto, in questa nelle tele esposte. Una tela, perché sempre come oggi io espongo una, sempre per lo stesso motivo del compleanno e tutto qua. E qui una volta sul tetto di casa. Quindi luoghi suggestivi, sì, particolari. Ho dipinto in acqua a Tremiti, sulla nave, sul pullman per andare a Napoli. Quando tu mi definisci artista di strada, non vorrei che si offendesse qualcuno. Assolutamente. Perché io non mi sento né artista. Noi vogliamo sottolineare la tua originalità. Sì, perché magari ci sono persone che fanno veramente arte di strada, arte di strada. Come Mimi, tutto quanto. Noi, né io né tu, vogliamo confondere le cose. Io faccio quello che mi viene, bucare le bottiglie e fare le lampade quando in vari locali di Termoli è stato fatto, l'ultima volta a Piccolo Bar, da Only One. Delle insegne particolari? Io faccio le insegne in legno, quella di Demetrio è la mia, e poi altre, Roger, antico pub. Secondo corso. Le cravatte da Triano, infatti abbiamo portato anche le cravatte in televisione. Però non mi definisco un artista, io mi definisco una persona normale un po' particolare. Un po' particolare. Marco, perché ci hai invitato proprio in questo parchetto di Via Inghilterra? Perché qui ho passato i miei 20 anni, perché qui vicino c'è l'Eden Games. C'era l'Eden Game. Negli anni 90. Dove c'erano molte comitive. Sì, c'eravamo anche noi. Sì, lo so. Ho conosciuto molte persone che conosco tuttora, nel senso che personaggi tipo Mirko, sono stati dei tempi particolari di allegria, di spensieratezza. E mi ricordo il Venanzio, che non c'è più, perciò questo era il posto, visto che l'Eden Games non esiste più, se no magari l'avremmo fatto direttamente vicino al Pac-Man, assolutamente, no? Assolutamente. E niente, allora questo è il parchetto dove noi poi
da ragazzi venivamo a parlare. A passare dei fine settimana. Sì. Ogni tanto si marinava la scuola e passavamo anche delle mattinate a giocare. Quello lo facevi tu, io rimanevo a letto direttamente. Ah, lui rimaneva a dormire e ogni tanto marinavo la scuola e venivo a fare qualche partita. E proprio per questo motivo ho scelto questo luogo per esporre, diciamo, questo ricordo, perché non è una pretesa di opera, ma è un ricordo che io ho incorniciato. Praticamente questo è il pannello della mia vecchia Panda, ormai andata distrutta, infatti feci un incidente, quindi è anche per ricordare dei momenti brutti. Infatti qui c'è ancora tempo, la lesione, non dell'incidente ma comunque del passato, del passato. Sì. E qui ci sono vari personaggi. Sì, vediamo delle firme. Sì, perché praticamente chi usciva dalla sala giochi, la Panda era parcheggiata fuori, entrava in macchina e metteva la sua firma. La sua firma. Anche in giro, ci sono le firme degli Ultra, questo è Roberto Di Blasio, e andarli a trovare tutti è difficile. Ci sono molte frasi, momenti... Ci sono anche dei simboli, come possiamo vedere... Sì. Sì, questi più che altro li ho fatti io. Io all'epoca non dipingevo ancora, quindi stavo iniziando a entrare in questo mondo. A fare i primi schizzi. Sì. Vedi, qua c'è anche addirittura una, come si diceva, la cicca, la gingoma. Ah, la cicca. Dipinta anche sopra. Attaccata. C'è un resto di, non so... Un codice a barre. Praticamente ci sono delle date, delle frasi. E quindi questo l'ho voluto incorniciare perché è un ricordo. Ripeto, non è una pretesa di opera, perché sarebbe anche assurdo dirlo, ma volevo incorniciare un periodo, perché io ogni anno sono nato ad Halloween. Io da Halloween mi do il tempo fino a Capodanno di regalarmi un ricordo. Quindi dipingo un quadro, però fa parte sempre di un periodo della vita. E oggi, cioè quest'anno, ho deciso di... rappresentare questo, ricordare l'Eden Games e tutta una comitiva. 99-2000. Questo è quando è stato sviluppato questo, più sul 2000. Però questa è stata un'epoca dove ha avuto anche fine la vita della macchina, diciamo. E questo è un'opera originale, bella, che rappresenta messaggi positivi di affetto, ma anche ricordi spiacevoli. Ricordi spiacevoli. Vabbè, incorniciare un pannello di una Panda non è, non è da tutti come idea originale, veramente. C'è anche il mio nome in arabo. Vedi, io adesso che io parlo con te inizio a vedere tante cose e ricordare tante persone. Chissà, forse anche tu avrai messo una firma. Sicuramente ci sarà una firma. Pannello. L'occasione per salutare tutti gli amici. Che comunque questa è un'opera loro, perché ognuno che ha messo una firma, un segno, ha partecipato a questa cosa, a questo ricordo. E mi viene in mente i fratelli Antonetti che abitano al palazzo qui di fronte. Mimmo e Francesco, sono dei carissimi in diretta. Amici. E volevo ringraziare a te, Ezio, e tutti i tuoi collaboratori di Termoli Wild che mi hanno permesso, e permetterete forse anche altre persone sicuramente, di dare uno spazio anche per cose... Originali, strane, belle, ma soprattutto dar voce e fare tanta pubblicità a voi artisti di strada del Basso Molise. Complimenti, Marco. Grazie, grazie. Allora, e cogliamo l'occasione per dare gli auguri di buon anno a tutti gli amici e parenti e tutti quelli che seguiranno questa intervista. Buon anno a tutti. Da Marco D'Angelo, da Ezio Varrassi, Parchetto di Via Inghilterra, per il momento è tutto. Un saluto, a presto.